Dietro di noi il palco dove questa sera si esibiscono i Modena City Ramblers con l'Istrano Baccano, un gruppo del nostro territorio, con un gruppo molto famoso a livello nazionale e non solo. Ma questa sera è anche una notte a Terranuova, una notte delle tante estive che Terranuova dedica alla città, alla cittadinanza e la Commart con i negozi aperti. Questa è la prima delle quattro serate dei venerdì di giugno organizzate dalla Commart. Quest'anno, per necessità appunto logistiche, abbiamo fatto la prima manifestazione, che è una notte a Terranuova, e quindi si parte con un bello spettacolo, si parte con un po' di sport, perché appunto ci sarà anche la premiazione della nazionale di calcio a 5, della nazionale vietnamita, che è qui in ritiro nel nostro paese, e quindi si spera che sia un buon inizio. La serata ha visto centinaia di persone che si sono riversate nel centro della cittadina. Molti pub che hanno partecipato con gli stand in un evento dedicato alla lotta contro le mafie in collaborazione con l'Associazione Libera. Sul palco centrale si sono avvicendati gli Strano Baccano con i Modena City Ramblers, che hanno fatto scatenare centinaia di ragazzi fino alle 2 di notte. L'amministrazione comunale che ha organizzato l'evento espone tutta la sua soddisfazione con l'assessore Sergio Chemi. Innanzitutto ringraziamo i Modena City Ramblers, perché effettivamente hanno portato tante persone a Terranuova e ci hanno aiutato a porre attenzione sul problema dei beni confiscati alla mafia, e soprattutto anche a porre attenzione sull'Opera di Libera, un'associazione fondamentale che sta promuovendo la legalità e la lotta alla criminalità ormai in tutta Italia da diversi anni. E quindi ecco, un ringraziamento profondo al Libera Coordinamento Valdarno e ai Modena City Ramblers. Una notte a Terranuova è cresciuta sempre di più nel corso degli anni e quest'anno ne abbiamo la riprova. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato ed in particolar modo la Commart, l'Associazione dei Commercianti Terranuova, che insieme all'amministrazione comunale ha organizzato il tutto a titolo volontario e gratuito. Quindi un altro segnale importante di partecipazione e di attaccamento al nostro territorio, al nostro comune. Sembrava e sembra tutti gli anni la festa a Terranuova, cioè la festa del perdono, che sono un po' il clou, però una notte a Terranuova gli sta dietro, come si suol dire. Sì, secondo noi come numero di partecipanti siamo al pari per quanto riguarda le vie del centro storico, perché se pensiamo che durante il perdono ci sono più stand e più ambulanti rispetto a quelli che ci possono essere stasera, capiamo anche la dimensione della partecipazione. Fra l'altro è stata una partecipazione festosa e Terranuova ha mostrato il suo volto bello ed ospitale, e siamo particolarmente soddisfatti.